Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Finalmente il tutorial che tutti aspettavate. Ok, non tutti, ma in molti me l'avete chiesto. Ovvero lo scarico dati dal 400 e il 500. Per intenderci, gli strumenti Geodimeter dal quale non si rimuove la tastiera. Insomma, per capirci. Questi qui. Questo procedimento lo potete fare con qualsiasi programma di scarico dati. Io per il video di oggi utilizzerò quello che usiamo sempre, ovvero Pendriver. Passiamo subito. Prima cosa da fare è impostare lo strumento. Per collegare lo strumento al PC avrete bisogno di un cavo seriale-seriale. Una seriale andrà attaccata allo strumento e l'altra seriale andrà attaccata al PC. Per comodità, se volete, potete utilizzare un adattatore USB seriale. Questo vi permetterà di non collegare direttamente la seriale al PC, ma usare appunto questo adattatore utilizzando la porta USB come se fosse una porta seriale. Vi lascio il link dei cavi in descrizione se vi interessano. Una volta che accendete lo strumento vi chiederà di mettere in bolla. Se non avete tempo da perdere potete skippare questa operazione cliccando su funzione 22, compensatore 0. A questo punto possiamo passare al programma 54, che è quello che ci permetterà lo scarico dei dati. Enter, trasferimento file, da dove vuoi trasferire i file e noi li abbiamo salvati nella memoria interna. Qui ci chiede, vuoi trasferire un job, un'area o un UDS? Un lavoro, e quindi premiamo 1. A questo punto dovremo inserire il nome del lavoro, 1. 2, 3 e 4, è il mio lavoro, enter, e qua ci chiede dove lo vuoi mandare questo lavoro, cliccheremo su 3, seriale. Questi valori sono molto importanti e sono i parametri di comunicazione. Voi controllateli bene perché vi serviranno più tardi e vi farò vedere il perché. Una volta arrivati a questo punto possiamo aprire Pendriver. Creeremo un nuovo lavoro, lo possiamo chiamare prova. Quello che vi consiglio di fare è controllare i parametri di comunicazione tra lo strumento e il programma. Quindi bisogna andare su utilità, preferenze, andare sul simbolino dello strumento della stazione totale verde e qui bisogna selezionare la corretta impostazione, ovvero internal memory per quanto riguarda i 400 e 500. I parametri di comunicazione li potete scegliere voi. Ve li spiego. Porta seriale dipende da quale porta state occupando momentaneamente all'interno del computer, ovvero se non lo sapete potete andare su dispositivi, gestione dispositivi, troveremo la nostra porta che si chiama COM3. Una volta che lo so posso chiudere e da qua seleziono la porta corretta. Mentre 9600, 8, 1, e nessuna lo posso vedere dalla schermata che vi ho fatto vedere prima dello strumento. Una volta impostati i parametri corretti possiamo premere su salva impostazioni. A questo punto non ci resta nient'altro che avviare la nostra acquisizione aprendo da qua lo strumento in arancione e poi sempre il simbolino della stazione totale ma verde che acquisirà direttamente dal registratore. Contemporaneamente, o comunque subito dopo, bisogna premere Enter sulla nostra stazione totale. Una volta che vi comparirà questo messaggio, acquisizione effettuata con successo, il lavoro sarà effettivamente scaricato dalla tastiera. Possiamo uscire, salvare le modifiche, certo, ed ecco qua il nostro lavoro. Ovviamente questo è stato un lavoro di esempio che ho fatto all'interno dello studio, giusto per avere qualcosa da scaricare. Infatti, come potete vedere, sono misurazioni molto casuali. Questo, insomma, è lo scarico dati da un 400 o un 500 da Pendriver. Spero che il video vi sia stato utile e che vi abbia insegnato a scaricare i dati dai vostri strumenti. Se avete un 400 o un 500 ma non avete installata la memoria interna, questo procedimento ovviamente non potrà avvenire. Se vi interessa implementare la memoria interna nel vostro 400 o 500 potete scrivermelo qua sotto oppure mandarci una mail al nostro indirizzo info@geoglobex.it e vi aiuteremo noi. Io vi ringrazio per averci seguito, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like al video se vi è stato utile e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!